In quel tempo, Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e di Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. È un Gesù accerchiato dalla Giudea e da Gerusalemme, cioè dal sud della Palestina, da Tiro e Sidone sul Mediterraneo ad ovest, dall'Idumea oltre il Giordano ad est e dalla Galilea a nord, da tutti i punti cardinali. Una vera e propria celebrità Gesù, un influencer potente, diremmo oggi. Ma vi siete domandati perché lo cercavano così in tanti? Non è difficile la risposta. Avevano scoperto che Gesù aveva un dono, operava miracoli. In termini tecnici si dice taumaturgo, cioè operatore di prodigi. Era uno dei suoi tanti carismi, ma è quello che ha calamitato le folle e con loro anche tanti demoni. A questo punto ci chiediamo: è giusto seguire Gesù solo per il carisma della guarigione dei miracoli? C'è un cartone animato della Disney molto interessante a proposito, si chiama Encanto. La famiglia Mirabel vive una magia speciale, ogni componente di questa famiglia ha un carisma, un dono straordinario, tutti tranne una, la protagonista del film, Mirabel. E per tutta la sua giovinezza Mirabel ha continuato a chiedersi perché non avesse ricevuto doni. Le sue sorelle e i suoi fratelli erano ricercatissimi dalla gente, mentre lei veniva un po' additata come il brutto anatroccolo della famiglia. Poi, a causa di una profezia, la famiglia Mirabel comincia la sua caduta. Si intravedono crepe profonde nella casa e i componenti carismatici si isolano e perdono potere. A quel punto entra in scena Mirabel, la quale scopre le ferite personali di ciascuno e comincia un'opera di ricucitura fatta di abbracci e di perdono. Allora mi è venuto in mente quel versetto di San Paolo: se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli e se avessi il dono della profezia e tutti i carismi di questa terra, ma non avessi la carità, nulla mi giova. Mirabel non aveva carismi, ma ha guarito i carismi dei fratelli, li ha integrati, riconciliati, ha operato la carità, perché quei carismi, pur allettanti e vistosi, creavano delle gran crepe alla casa Mirabel. E per tornare al Vangelo e alla domanda di cui sopra, no, non si segue Gesù solo per il suo carisma della guarigione. È pericolosissimo. Non si segue Gesù solo per aver visto segni e prodigi. E infatti quella folla sterminata che oggi ha cercato il Dio dei miracoli lo ha abbandonato e rinnegato quando si è presentato come il Dio crocifisso. È solo la carità il centro di gravità permanente, per dirla alla Battiato. Senza carità i carismi crepano.